Diciamo che ho fatto un 2018 che tra infortunio, tra robe varie, cioè non ero più lo stesso. Ho perso con il turco, quello che ho battuto adesso, negli ultimi secondi, in frazioni di secondi ho perso con lui, e ho fatto quinto mondiale, sono rimasto fuori nel mondiale, e lì per me è stato un anno veramente tosto, che tipo mi ha dato una boccia dicendo: oh, non abusare più del talento, mi mettete a lavorare. Cioè non ero più lo stesso, cercavo di vincere gli incontri, furbizia, esperienza, e non mi bastava solo quello. Cioè, se non hai questa cosa, dicendo manca pochi, si tocca a me adesso, io vado addosso finché non prendo. E questa cosa mi ha dato un 2019, diciamo, bello. Adesso 2020 abbiamo iniziato bene. Probabilmente con certi avversari sai di poter essere superiore e puoi imporre il tipo di lotta che vuoi, poter fare quello che vuoi. Con altri non sempre così, quindi impari con l'esperienza. Quando si sbatte la testa la prima volta, la seconda, la terza, dici aspetta un attimo, rimoduliamo un attimo il tutto e cerchiamo di capire chi hai di fronte e cosa fare. Poi ci sono, penso, persone che sono talenti, prendo esempio comunque di Frank, che lui si vede proprio nato per fare questo. Ieri sera è stata una cosa veramente che sono andato a letto dicendo mamma mia, è ritornato il Frank di una volta. E statisticamente io ero finito, ero stanco, cioè lui aveva tutto il vantaggio, cioè aveva la posizione perfetta, non mi faceva entrare da nessuna parte. Mi ha gestito molto bene perché non mi ha dato, diciamo, l'entrata, il mio buco. Di solito faccio delle entrate a sinistra che sono molto forti, quindi lui l'ha tenuto lontanissima e mi ha bloccato, cioè ha stato tutto l'incontro addosso di me. Così mi ha portato a un livello di stanchezza che rischiavo a fare l'entrata. Onestamente in quell'incontro ho voluto vincerlo io. E è stata una cosa che... Per l'esperienza mia mi rendo conto che ho visto tanti talenti passare e io tra loro non sono mai stato il più talentuoso, però sono sempre quello che probabilmente ha avuto il carattere, la grinta di voler fare quel metro in più, quella determinazione maggiore rispetto a tutti gli altri, e se oggi sono ancora qui forse è per quello che mi ha, diciamo, contraddistinto il mio percorso. Italia è, diciamo, fatto da tante persone che vogliono i risultati, quindi sono tutti dedicati al lavoro, e questa è una cosa positiva. Quando si lavora bene, con la voglia, con il volere di fare grande cosa.